in compagnia di Mario Staterini. Eh, C'è stato un evento, una, una cosa che mh, non è stata purtroppo registrata e non abbiamo avuto possibilità di conoscerla. Un po' sui giornali è passata, abbiamo letto sul Fatto Quotidiano online a cui è partecipato Mario e, ed era appunto con dei tifosi. Ecco Mario, di che si trattava? Sì, innanzitutto mi scuso, mi scuso con i tuoi eh, affezionati utenti perché è colpa mia se non è stata ripresa. Credevo fosse all'interno del Senato e quindi estraibile poi successivamente. Me ne sono accorto la mattina eh, e non ho pensato a chiedere a Liberi TV di, di seguirla e peste me ne colga perché poi anch'io non ho nessun quindi, reperto, eh, reperto visivo. Eh, no, è una battaglia che in parte i radicali conoscono, almeno quelli che hanno seguito le iniziative che, in particolare io, Marco Perduca e. E Sergio De Lia dal 2007 abbiamo portato avanti proprio su una materia che era quella delle leggi eh, speciali che sono state fatte di emergenza eh, in materia di violenza degli stati e che noi anticipammo subito essere in realtà una forma di laboratorio per nuove forme di controllo sociale. Questo è quello che abbiamo eh, denunciato da subito, eh, subito infatti nei scorsi anni abbiamo visto come cercavano di trasferire alcune regole, la testa del manifestante, vi ricordate? Come trasferire quelli che erano stati queste eh, incostituzionali in alcuni casi, eh, pur se nello stato di emergenza giustificate, insomma la solita solfa, eh, interventi nel mondo del calcio e si potevano estendere. E ieri però c'era eh, una battaglia che portano avanti non noi, non portiamo avanti noi radicali, ma portano avanti gli ultras italiani rispetto a un aspetto specifico. Tra le tante leggi che noi contestiamo, eh, gli ultras chiedono una cosa semplice venga rivista una norma che introduce in Italia il DASPO a vita cioè in pratica c'è una norma che prevede per come è scritta che se una persona riceve un DASPO cioè la diffida che viene fatta perché hai fatto dei comportamenti o si presume che tu abbia fatto comportamenti antisociali allo stadio o nel caso sei condannato per reati da stadio esempio porto il fumogeno allo stadio è un reato mi, viene mi vengono dati 10 mesi di galera e io in quel in quel periodo non posso acquistare biglietti per nessuna partita di calcio, per nessuna partita anche non di calcio, di hockey, organizzata dalle federazioni. Questo è, è quello che la legge oggi dice. Il problema è che, eh, proprio per come è fatta questa legge, se tu 15 anni fa. Hai portato il fumogeno allo stadio, hai pagato i tuoi, due anni, i tuoi dieci mesi di galera o il tuo daspo di tre anni, comunque per come è fatta la legge non potrai mai più comprare un biglietto ed entrare a una partita di calcio, di hockey o quant'altro, ecco. Questa norma che è evidente non vale neanche per i detenuti eh, che hanno commesso reati, mentre invece sul DASPO molto spesso stiamo parlando eh, di casi in cui il 50% delle persone, ma anche di più, poi viene, eh, viene assolta e viene appunto, annullato questo DASPO. E, ebbene, gli ultras portano avanti da anni questa battaglia attraverso iniziative giuridiche di denunce fatte nei tribunali e quindi vinte molto spesso nei tribunali amministrativi e nei tribunali ordinari e, e portano avanti anche un tentativo di dialogo con la politica. Allora, diciamolo subito, non è che il mondo ultras eh, è completamente estraneo eh, alla violenza o comunque a un uso della, della, forza, della forza fisica che quindi può prevedere anche quelli che oggi sono, secondo il nostro codice, dei reati. Eh, però su questo aspetto io come radicale sono stato invitato proprio perché erano, eh, erano memori di quanto eh, solamente noi radicali siamo stati gli unici a dare, a dare una mano, poi eh, possiamo pure parlarne dopo eventualmente se ritieni, eh, beh, ci avevano invitato proprio perché volevano essere a me a perduca eh, di mentalità, cioè ricordarsi la memoria di quello che era stato fatto, hanno incontrato altri parlamentari che erano lì presenti e insomma su questa base eh, oggi c'è una battaglia di diritto con degli avvocati che erano presenti in questo teatro a eh, fare un po da eh, ciceroni e da, del confronto tra gli ultras e i politici che erano presenti c'erano Vito Grimi del 5 Stelle, c'erano eh, Paolo Cento, c'era Fratelli d'Italia, mi sembra ci fosse anche del PD, Frassitelli, Tullio. Eh, e c'è stato questo incontro, ecco, eh, sembra una cosa strana. Un teatro, il teatro dei servi, quello dove spesso andiamo noi radicali, qua vicino a Torre Argentina Santa Chiara, anzi sì, completamente pieno, con centinaia di persone anche in piedi, tutto in maniera ordinata, e devo dire c'era anche però un paradosso. Eh, Un'iniziativa politica fatta da dei cittadini che però vengono definiti ultras, era stata per la prima volta da quando io sono passo qua a Larga Argentina, accompagnata da due belli città cellulari eh, di antisommossa eh, pronti a presidiare non si capisce cosa, visto che c'era un incontro di alcuni cittadini che presentavano una proposta parlamentare a dei parlamentari, quindi siamo veramente ecco, nella categoria di come cosa significa poter cambiare le cose. Beh, ricordiamo anche che Mario è, insomma, è un tifoso, tifoso della Roma, insomma, frequentatore di... Eh, questo vi e, e accennavi appunto a questo impegno dei radicali per questa questione, questa regolamentazione. E, poi ce ne parli e volevo anche chiederti, ma questo daspo viene eh, emanato da chi? Eh, è, una cosa, è una pena, una pena accessoria, c'è cioè un giudice, è appellabile, è ripetibile? Ma come, co come le cose vanno in Italia, infatti, si sa. Ieri non a caso in questo teatro ho potuto fare anche... Una una specie di similitudine tra quella che è eh, di quelle che sono le categorie in Italia, ultras, detenuti, eh, de drogati, immigrati, sono delle categorie eh, che eh, fanno scomparire le persone che ci sono dietro, per cui tutti vengono assimilati, no? è anche in senso ovviamente disumanizzante da questo punto di vista. E, ebbene, eh, noi abbiamo ehm, un caso molto analogo a quelli che da radicali trattiamo, per quello sono andato a ringraziare eh, loro per la battaglia, di affermazione del diritto per i diritti di tutti, non solo dei loro, in maniera puntuale scegliendo una cosa specifica, non chiedendo la rivoluzione e che stanno portando avanti perché, perché eh, questo DASPO è praticamente una diffida eh, a non andare più allo stadio, con l'obbligo molto spesso di andare a firmare in tutti i giorni in cui la partita viene giocata dalla squadra di calcio in cui eh, sei stato, sei stato diciamo, diffidato, eh, a firmare nelle tre volte al giorno nei commissariati di polizia quindi anche in maniera molto incidente nella libertà personale. Il problema è che questo DASPO viene dato uh, direttamente dalle forze di polizia, cioè dal questore sulla base eh, o di una denuncia o anche potrebbe capitare di informative o di qualcosa di specifico. Eh, cioè eh, viene prima data questa diffida e poi quando magari la denuncia viene trattata dai magistrati, un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, eh, si scopre che quella denuncia era invece da archiviare, quindi non c'era Stato un reato che era il presupposto della diffida, quindi questo è il motivo per cui si sono anche intesiti i rapporti tra chi? tra chi rappresenta lo Stato, alla fine la polizia, e chi invece sta lì e magari si sente vittima di un supruso e quindi eh, si inasprisce. Quindi su questo credo che è anche il messaggio che abbiamo dato ieri, che eh, il governo deve anche secondo me, ed è quello a cui mi rivolgo, ci sono dei parlamentari che hanno mostrato interesse a questa piccola modifica, veramente piccola. Eh, ecco, però, il governo dovrebbe capire che c'è una prima mossa da fare come ieri magari sarebbe stato da semplicemente parlare rendersi conto che a nessun altro cittadino gli avresti messo delle camionette ma non perché gli ultras non potevano fare chissà cosa ma non stavano lì per quello erano venuti a presentare una cosa politica allora lanciare un messaggio opposto da parte dello stato di apertura di fiducia su chi invece sta cercando magari di controllare quelli che anche sono gli errori interni altrimenti rimangono le fazioni contrapposte e si sa in questi casi eh, che nessuna delle due poi alla fine a convenienza e, e io ho ricordato anche come nel 2007, quando per la prima volta il centrosinistra eh, fece proprie le tesi che erano state degli anni precedenti dei governi Berlusconi, perché ricordiamolo quelle leggi di emergenza furono fatte ogni volta con decreto eh, dai governi Berlusconi, tranne nel 2007, quando fu fatta dal governo Prodi. Il decreto amato, erano successi fatti dell'ispettore Raciti di Catania tra parentesi. Pochi giorni fa la Cassazione ha, eh, ha messo in discussione eh, il, la condanna del ragazzo che era stato in qualche modo da subito si vedeva che era strano che fosse centrato lui come colpevole: ha messo in discussione il fatto eh, che eh, alcune prove evidenti non fossero state esaminate, e quindi eh, per un riesame. Della situazione, un fatto che eh, sembrava chiuso e invece, proprio perché il diritto a un certo punto, forse serviva che un po', passassero un po' di anni perché questo potesse succedere. Ebbene, nel 2007, governo Prodi, decreto amato, eh, e si, fa, si introducono tutte queste norme ulteriormente eh, repressive, ma anche inutilmente, da cui nascono poi le teste del tifoso Di Maroni e quant'altro. Ebbene, gli unici 20 e altri che in Parlamento hanno votato contro. Allora furono i parlamentari, tutti, anche quelli socialisti, non quelli radicali, della Rosa del Pugno. E furono gli unici perché anche quelli degli altri partiti che oggi magari facevano un po' i belli davanti agli ultras o si erano astenuti o avevano votato a favore. E fu un fatto l'unico caso in cui eh, la Rosa del Pugno votò come gruppo in dissenso dal governo Prodi e credo che vada rivendicato. Perfetto Mario, grazie di questa spiegazione e ricordo appunto di questo impegno che c'era stato, che poi appunto è un impegno per i diritti anche dei, dei tifosi come persone, come individui e non massificati in questa categoria un po' reietta.